Ciao a tutti, per chi non mi conosce, io sono Max Montaina, fotoreporter naturalista professionista che ha pubblicato oltre 60.000 fotografie nel mondo. Collaboro con National Geographic, Audubon, Nature Sauvage, dirigo la rivista Camus, ho diretto la rivista Ethos, ho collaborato con Airone, Natura Oggi, Atlante, Ali Natura, Oasis, Oxygen, Geo, insomma, praticamente un sacco di riviste. Pubblico sui libri della National Geographic, ho pubblicato 5 libri, insomma, sono un fotoreporter naturalista. No, 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 fermati. Che cazzo, Max? Quanto cazzo? Ma veramente, ma tu veramente sei il top del top del top dei fotografi in Italia. Veramente, hai collaborato con tutte le testate giornalistiche che basavano per quanto riguarda le riviste naturalistiche. Veramente, basta, però fermati un attimo, perché veramente sono emozionato, veramente mi sento veramente in dovere di chiederti veramente scusa, perché non lo so io. Hai parlato di tutte le riviste che esistono attualmente in edicola, che sono state in edicola a livello naturalistico, c'eri tu. Cioè, tu veramente hai collaborato con tutti. Complimenti, veramente, complimenti. Però mi chiedo una cosa. Nel 2020 fai questa propaganda, ok. Adesso però ti sei ridotto a fare video sulla Juventus. Come mai? Il tuo canale? Come mai? Questo grande giornalismo, questo grande fotoreporter di cui collaborava con tutte le riviste naturaliste in tutto il mondo, National Geographic, Airone, tutto quello che vuole, però adesso attualmente ci si è ridotto a fare i video del Before Juventus, Good Morning Juventus sul tuo canale così. Mi chiedo, perché se uno collabora con le più grandi riviste naturalistiche di tutto il mondo, dovrebbe avere già un grande guadagno. Però mi sembra strano perché attualmente ti sei ridotto per avere un po' di visualizzazione, di monetizzazione a fare dei video sulla Juventus. Di tutte le puttanate che ho sentito in questi anni, questo è veramente il massimo. Tu puoi prendermi per il culo, anzi, tu puoi prendere per il culo tante persone che in questi anni hanno seguito i tuoi corsi. A me non mi prendi per il culo. Alla prossima. Ma non è finita qua. Non è finita qua. Esiste un altro gioiellino di questo video in cui lui decanta i corsi di fotografia. Alla prossima. Ciao a tutti. Ma io, dentro di me e soprattutto il mio mestiere, la maggior parte del mio lavoro, dei miei guadagni economici, delle mie soddisfazioni e del fatto che ho girato il mondo, lo devo tutto alla fotografia naturalistica che mi ha portato dall'Alaska al Madagascar, dall'Africa orientale fino alla Patagonia, in India, in Tibet, in Scandinavia, in Inghilterra, in Scozia, insomma, in tutte le parti del mondo. Schifezze ambulanti. Insomma, la fotografia naturalistica è una cosa seria, non è una buffonata, non è un gioco per bambini, è una cosa seria. E io debbo questi video per rispetto a tutti coloro, e sono tanti fortunatamente, che si sono iscritti e che continuano a iscriversi alla mia scuola di fotografia. Questo non è un video per pubblicizzare la mia scuola di fotografia, assolutamente. Ho talmente tanti iscritti che potrei non farlo.